Meno! Ciao Andrini! Si è fatto male! Te si è fatto male! Ah, chi sei che ti vedi? C'è poco che... Ciao Andrini! Bentornati alla nuova puntata! Al nuovo filone! Devane, un filone di pacco! Delle regioni d'Italia by AD Academy via Virginia 31 Furiga 1000181 Roma. Oh yeah. L'altra volta abbiamo fatto tutti e oggi sono un po' gioiosi. L'altra volta abbiamo fatto tutti quanti i dialetti d'Italia, molto male, ma li abbiamo fatti, ma sembra che è piaciuto come video, quindi abbiamo deciso di continuare con il filone di pane delle regioni italiane e oggi andiamo a... Ma che è tutta questa furia? Che è? Mi spieghi? Ma perché lei mi deve sempre smontare? Ma hai la gioia! Perché? Sotto, perché Mariella deve sempre smontarmi? Smontarmi. E oggi andiamo a vedere tutte quante le pietanze tipiche italiane di ogni regione per regione. Quindi qui io ho impostato una pagina molto carina. E c'era una pagina molto carina, tante ricette della cucina. Eh? Un applauso per la ora, per Mariella. La prima regione è la Valle d'Aosta. Partiamo dal nord. La pietanza tipica della Valle d'Aosta si chiama favò. I favò. Una volta. Tanto tempo. Ah, perché? Sono le fave al passato. Favò. I favò. Stavo dicendo prima. No, vediamo il video. Vabbè, sì, vediamo questo. 100 grammi di fave, perché favò è fave al passato. Pollicione. Ci piace. Viene rampa dritta dritta, le culine danno sveltrin, arrivate con una bella cita, alle meiche un valentin. Viene rampa dritta. Piemonte. Io mi piacciono il tartufo. Mariella non regala mica un tartufo. Sì, già. 400 grammi di riso. No. 40 grammi di tartufo bianco. Sì, è nero, no? Ci piace perché c'è il tartufo bianco. No, no, no. Per me no. Bravo Piemonte, sì. Solo a te ti piace. A me piace. Quindi... Per me è un pollicione in su, per Mariella è un pollicione in giù. Andiamo in Liguria. Le trofie al pesto. Se prendete le trofie, prendete un vasetto di pesto. Come si fa il pesto al mare? Il pesto, io lo sapete farlo. Il pesto si fa col basilico. Il basilico è tutto tamponato. Esatto. I pinoli e l'aglio. Poi c'è chi c'è nessuno che dà. Anche per me qui è un pollicione. Per te è un pollicione tu? Che entusiasmo che c'ha oggi. In Lombardia. Che cosa c'è in Lombardia secondo te? Questo è facile. Lombardia. Io allo zaffera. Allo zaffera. Oh mia bella. Che te per rivede lontà. Tu t'adore piccinina. Che te dammi la cura. So tattissia vive la vita. Se sta mai coi mani. Intratismo. Questo non so. Sono polpette. Cane derli. Cane derli. Cane derli. Cane derli. Come dici male figlio. Pollicione in su. Ok. Sembra fatto. Sembra fuori, sì. Bravi, bravi i trentinesi. Veneto. Veneto ciò. Il risi. Il risi e pisi. Risi e piselli. Risotto con i piselli. Nel Friuli Venezia Giulia, questo sembra buono. Gnocchi de Susini. Oh, mica mi fa legge, no, perché cambia? Io pollicione su, lei pollicione su. La mia regione. Le tortelle. Tortellini. Lui è nato, lui è nato. Io ho una zia, che sta fuori e che quando va a ballare con la mano fa così, 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 con la mano fa così, 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 con la mano fa così. Lo mangia. Si fanno con i tortellini e il brodo. Come si fanno i tortellini? Con la carne dentro e poi la massa, poi la fai tipo una cosa così triangolare, poi ci metti la massa così. E c'è il tuo...
Io ho pollicione su. Sì. Toscana! Oh, le pappardelle! Buone. Le pappardelle col cinghiale! Buone. Sì, le pappardelle al cinghiale. Sì. Ci piacciono. Andiamo avanti. Pollicione su. Marche, vicino alla mia regione. Vincis Grassi. È per. Marchigiana, fe. È marchigiana. Vabbè, una lasagna bianca. Umbria! Oh, questi sono buoni! Strozza preti alla norcina. Questi sì. Strozza preti, io li so fare. Sì. Come ho latte dentro alla carbonara. Per fare la salsa bella? Lo so. Vero? Non è tipico di Sì, spaghetti alla carbonara. E qui nasce un dibattito, perché a me, io metto su già adesso il pollicione all'ingiù, perché non mi piacciono come li fanno qui nel Lazio. Mi dispiace, ma non mi piacciono perché sono troppo crudi. Cioè la roba è cruda, perché si deve mangiare le uova crude? Perché ti mangio il sushi? Perché è buono. E nel Lazio sono gli spaghetti alla carbonara che, per quanto mi piacciono, io do il pollicione all'ingiù. Abruzzo, gli spaghetti alla chitarra. Perché si chiamano gli spaghetti alla chitarra? Perché questa la so. Perché c'è uno strumento per fare questi spaghetti che sono tutti filetti tesi di ferro, ma sono tipo filetti di ferro. Si definisce che se tu li suoni non fa lo stesso rumore della chitarra. I cavatieri. Molise, i cavatelli. L'hanno inventati mentre facevano i minatori. L'hanno inventato i minatori dentro la cava. Perché fanno così, a cuscì per farli, sì, a cuscì! Questo è il gesto degli strozzapreti e questo è il gesto dei cavatelli. Facciamolo. Io gli ho il pollicione su. Campania, esce del Napoli uguale, ma... Spaghetti alle vongole. Devi ci metto là. Perché cavolo, le spaghetti alle vongole ci devi mettere i cusci. La cosa più buona. Ma che cosa? Cosa mangi per cuscio? Non mangi la maschera? Perché ci si impregna tutto. Ci devi sporcare le mani per mangiarle. Vabbè, ma stiamo parlando principito, questo se mangiamo di Pasqua, l'apri sul frigo, forchette e coltello. Infatti, le mani per mangiare i spaghetti. Ma non lo sai che no, tipo il bambino degli infermizi fa. Fusilli con mollica. Cioè sono i fusilli fatti con la mollica del pane. Il sugo è fatto con la mollica del pane. Questa ricetta è ideale per chi è dieta. Lo sai che i fusilli sono sempre stati i miei, la mia pasta preferita, e quando ero proprio piccolo, io li chiamavo i torciglioni. Io facevo una cosa, mi mettevo che facevo. No, come fatto? È la piccola punta. Acciughe salate, cucchiai di prezzemolo, peperoncino. Gelato Samontana. È prezzemolo gelato Samontana. Nel gelato di vaniglia il bastoncino va. Tra una ricca copertura di cacao e tra un morbido biscotto e cinque cereali. Puglia! La vecchia delle cibili d'Epa! Prendi le cibili d'Epa e le lessi. Le lessi. Del tropetolo. La nuova. Della nuova. Poi scuri le cibili d'Epa, poi lasci l'acqua delle cibili d'Epa là. L'acqua la lascio là. La lascio a febbra. Quando vuole, butti dentro le orecchie. E poi metti insieme i cibi di Repa e le orecchiette. Prego. Salutiamo Nicola di Iberi. Ciao Nicola di Iberi. I rigatoni alla Silana, io sono stato in Sila. In Sicilia, Ciulia! Ciulia! Prima o poi Ciulia ci ammazza, tipo! Basta la norma! E piccasa norma! E andiamo in Sardegna! I gnocchetti? Sardegna gnocchetti sono! Gnocchetti alla Mallorreddussu!
Gnocchetti salati, salsiccia, pomodoro, pecorino, zafferano, cipolla, aglio, basilico, olio d'oliva e sale. Quindi, i gnocchetti alla Red Bull sono un mix d'Italia! Tutta Italia, c'è c'hanno le gnocchetti asciati. Di petto d'occa, asta fiato, formadina! Guardate! Guardate qui! Oh, carosto con mele e castagne e fegato d'oca annaffiato con madera. Fiato da leone. E quindi come diciamo sempre, ciao!